Evolvenza, evoluzione della coscienza, reincarnazione. Vitaliano Bilotta, omaggio ad Allan Kardec. Che cos'è la comunicazione con l'aldilà? Breve manuale del ricercatore spirituale. I libri del Casato. Le prime comunicazioni. Allan Kardec. Le prime manifestazioni intelligenti furono ottenute per mezzo dei colpi picchiati, ossia della tiptologia. Questo mezzo primitivo, che risentiva dell'infanzia dell'arte, non offriva che mezzi limitatissimi e nelle comunicazioni si era ridotti alle risposte monosillabiche di sì e di no, con l'aiuto di un numero convenuto di colpi. Fu perfezionato più tardi. I colpi picchiati si ottengono in due maniere, per mezzo di medium speciali. È necessaria generalmente per questo tipo di comunicazioni una certa attitudine per le manifestazioni fisiche. La prima, che si potrebbe chiamare tiptologia per mezzo dell'altalena, consiste in un movimento del tavolo, che si alza da un lato, poi ricade battendo il piede. Basta perciò che il medium posi le mani sopra l'estremità della tavola. Nota 22. La tiptologia è una delle tecniche primitive attraverso cui avvenivano le comunicazioni. Il termine viene dal greco tiptein, battere, e logos, discorso. Tiptologia quindi significa conversazione attraverso i battiti scanditi dalle gambe di un tavolo sul pavimento, oppure dai colpi che sembrano scaturire da mobili e pareti. La tiptologia appartiene ai prodromi di quello che poi è divenuto il mosaico medianico, di cui molti, ancora oggi, conoscono solo la tiptologia.